Allora, buongiorno. Questa è la mia ricetta per fare gli arancini di riso. È una mia ricetta perché qualche siciliano magari avrà qualcosa da ridire perché non li faccio bene, però a noi piacciono, io li faccio bene, sono molto apprezzati. Vi spiego il procedimento e cominciamo dal materiale occorrente. Essenziale, il riso. Normalmente io adopero 500 grammi di riso, mezzo chilo. Come lo cuciniamo? Lo mettiamo in una pentola con 1 litro e 200 di acqua, un pochino di sale. Lo portiamo ad ebollizione, mescolando ogni tanto accuratamente in modo che non si attacchi, fino ad assorbimento completo dell'acqua. Quindi lo mettiamo in una ciotola, dove volete, in un grilletto, e insieme immediatamente, quando il riso è ancora bello caldo e bollente, mettiamo 75 grammi di parmigiano reggiano grattugiato, se preferite, il grana padano, pecorino, quello che preferite, e 40 grammi di burro. Rimescoliamo, facciamo un bel pastone, rimescoliamo e, molto importante, lasciamo raffreddare e mettiamo in frigo per 4-5 ore. Normalmente io me lo preparo la sera prima per il giorno dopo, perché deve essere bello freddo in modo da essere lavorato bene, bello sodo, consistente. Fatto questo, preparato questo, ci prepariamo un bel ragù, ma un bel ragù di carne fatto proprio bene, ma bene, 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 e smizzaritevi, fatevelo come preferite, ma che sia un buon ragù di carne. Poi dei pezzettini tagliati proprio, vedete, a pezzettini di formaggio, provolone, caciocavallo, se preferite, groviera, lì, volete, quello che volete voi. Poi uovo con un pizzico di sale, lavorato bene con la forchetta, una pastella di acqua, farina e sale che deve essere di consistenza medio molle, piuttosto liquidina anziché no, ma non troppo troppo liquida, ma neanche troppo solida. Pane grattugiato. Una pentola d'acqua, perché serve a volte per sciacquarsi le mani per lavorare bene l'arancino, che deve essere ben bagnato per poter essere lavorato e poi per dargli la forma che voi preferite. E poi ci teniamo anche due taglieri dove posare gli arancini finiti e poi un piatto vuoto che può sempre servire. Quindi cominciamo il procedimento. Come cominciamo? Prendiamo una manciata, vedete che è bello duro. Prendiamo una manciata, lo schiacciamo, lo lavoriamo bene, facciamo una bella pallina, e lo schiacciamo, facciamo un disco così, un rotondo, vedete? E io questo me lo metto qua nel piatto che, tipo detto, può sempre servire, e adesso è venuto bene. Facciamo un'altra pallina, e la lavoriamo e la schiacciamo bene nella mano, così. Ecco, vedete? Così, schiacciata bene nella mano. Poi cosa facciamo? Prendiamo il ragù e lo mettiamo qua bene. Cioè, mettete quanto volete, io in genere ce ne metto un bel cucchiaietto. E poi ci mettiamo 2-3 pezzettini di formaggio. Poi prendiamo l'altro dischetto, ce lo mettiamo sopra e lo
chiudiamo. Facciamo una bella pallina alla quale poi possiamo dare la forma più di arancio, più rotonda, si chiamano arancini, però uno poi può darci la forma che preferisce. A questo punto lo passo nell'uovo, lo spargo bene e lo cospargo anche di pastellina e poi lo passiamo nel pane grattugiato, che forse prima mi sono scordato di elencarvi, ma ve lo faccio vedere adesso perché è indispensabile. Lo lavoriamo ancora per bene, vedete? E ci diamo questa forma di arancetto e lo sistemiamo qua. E il nostro primo arancino è pronto. Ci diamo una sciacquata alle mani, la pentola d'acqua serve per questo, l'ho portata in mano, e riiniziamo lo stesso procedimento che vi avevo elencato prima. Forniamo una bella pallina solida facciamo il dischetto, forniamo l'altra pallina solida facciamo l'altro dischetto e così via. Il ragù il formaggio a cubetti già preparato, mettiamo sopra l'altro, chiudiamo e lavoriamo. Inizialmente facciamo un po' una palla rotonda, bene, lo cospargiamo con l'uovo, poi lo cospargiamo con la pastella in bene nel pane grattato, molto ben, che vedete che prenda bene, proprio assorba bene, tutto deve venire poi bello gratinato, bello dorato. Facciamo l'altro arancino, a volte può capitare magari che non si chiuda bene, lo bagnate un pochino e mettete ancora un po' se fa qualche favola ed eccolo qui che è pronto il secondo arancino. Ci laviamo le mani e così via, andiamo avanti fino a completo esaurimento del riso. Ed ecco che alla fine, finalmente, strada facendo, sono usciti fuori 8 belli arancini. Ovviamente potete fare delle dimensioni che volete, anche un po' più piccoli, ve ne escono anche una dozzina volendo. E là, adesso l'opera sarebbe quasi compiuta, ci vuole la finitura, la cottura.
Normalmente i siciliani preferiscono metterli in una grande pentola abbondante, piena d'olio e friggerli, perché quella sarebbe la loro destinazione. Io preferisco metterli nel forno. Vengono, a mio avviso, molto, molto buoni. Stava facendo, ho dovuto usare ancora un uovo perché un uovo non è bastato. Sono avanzati dei pezzetti di formaggio, è avanzato del ragù che domani userò per fare una buona pasta asciutta. E poi, da buon genovese, siccome era avanzata della pastella e dell'uovo e del pane grattugiato, ho fatto una bella mescola, ho fatto una specie di frittella, chiamiamola, con un pochino d'olio d'oliva extravergine, e ho messo sopra del ragù e il formaggio avanzato. Stasera, oltre agli arancini, si mette nel microonde e si può gustare. Buon appetito!